Guarda, non ti preoccupare di queste partite come vanno vanno, l'importante è le partite che hanno significato dobbiamo vincere. Dobbiamo arrivare ai playoff, bello in finale, vincerla. Cosa vogliamo dire a Mister Zau? Lui è stato un grande calciatore, sa come deve impostare la squadra. Io gli consiglio di puntare sempre sulla vittoria, perché se il risultato striminzito di 1-0 ti porta poi alla fine di prendere la beffa. In queste partite bisogna, il mister bisogna trovare la quadratura della squadra, con la speranza che i playoff li vinciamo. Come passerà il signor Piccari la sua Pasqua? No, in casa con i miei. A Pasquetta Baldori? No. Questo questo. Pranziamo e stiamo con la famiglia. Allora perché abbiamo preso questo allenatore? Nulla a togliere a quello che è andato via, perché lui ci ha fatto fare i punti. Direi che queste iniziative intraprese dalla società per il centenario vadano nella giusta direzione, soprattutto quello di aprire gli allenamenti al pubblico. Io non sto venendo allo stadio, non ci sto andando, chiedo scusa al presidente e a tutti quanti, perché io sono stato sempre attaccato. Teniamoci bene questo presidente, padre e figlio, perché se non ci fosse... E Spirito Santo. Padre, figlio e Spirito Santo. E Spirito Santo. Però se perdiamo a loro, credo che andiamo a finire di giocare di nuovo a Sant'Onofrio. Buona Pasqua a tutti i crotonesi, tifosi e non, e alla città di Crotone soprattutto, perché ha tanto bisogno. E a chi ci segue da lontano? A chi ci segue da lontano, certo, un pensiero speciale. È dato? Andiamo allo stadio a vincere quest'altra partita? Ho avuto 38 e mezzo il giorno del centenario. Me l'hai portato le braciole? Sì. Sì, adesso ce le mangiamo, dai. Forza Crotone! Solo che è sempre con noi! Il papà di Ismail, sì. Ashik, sì. Del Cerignola, sì. Ma di Cutro. Di Cutro. Allora come va? Sto bene. Tutto a posto? Sì. Tutto a posto. Cosa diciamo? Ismail, da quando era ragazzino, me lo ricordo, sì. È cresciuto e diventato un giocatore. Sì, un giocatore, sì, sì. Oggi col Cerignola. Sì, speriamo oggi dare il massimo, speriamo, vediamo partite meglio per Ismail e grazie per tutto. E comunque forza Crotone. Forse anche Cerignola, forse anche Crotone. Speriamo una partita bella. Dalla comunità marocchina di Cutro. Sì. Ciao, buona partita. Lena Fuda sempre dietro quel vetrone della curva sud. A che emozione provo ogni volta vedere la partita a modo suo? Un'emozione grandissima, però sono sicuro che vinceremo i playoff. E forza Crotone! Forza Crotone! Forza Crotone! L'acqua è un bene di tutti. L'acqua potabile è un bene di tutti. E non si paga niente. L'appello lo faccio al sindaco. Ad Enzuccio. A Enzuccio. Che ha combinato? Niente, c'è una perdita di 2 anni fa e lo sto dicendo sia al comune e sia... E glielo diciamo noi. Sei all'acqua là. Glielo diciamo noi. Vicino, buona partita. Vicino alla Caritas c'è una perdita d'acqua. E glielo tabile, diciamo noi. Glielo diciamo, eh. Buona partita. Buona partita. Ciao. A dopo. È andata male oggi, Danilo, il punteggio. Però pensiamo ai playoff, tranquillamente. Come possiamo pensare ai playoff? Bisogna solo cercare gli errori e correggerli, basta. È arrabbiato il signore? Un po' amareggiato. Amareggiato? Sì, sì. Potevamo, non dico vincere, ma almeno pareggiarla la partita, ma bisognava giocarla, dai. I vincimi, i playoff, alla prima giornata usciamo, se fa così, mamma mia, col Cerignola, ragazzi. Cerignola è una buona squadra, però noi su col morale. Su col morale, dai, va bene, ci proviamo. È un po'. Diciamo che, allora, secondo me, analisi tecnica, dovrebbe giocare di più Gomez e meno Gianni Gomez. Ha fatto una partita di allenamento, non si sono impegnati per niente, ma d'altronde non c'è nemmeno da dire qualcosa, perché loro, da quando è iniziato il campionato, giocano sempre così, sempre palla indietro. Chiricò. È stata una bella partita. Ha sofferto, poi ha segnato. È stata una sconfitta, noi non ce ne importa niente. Tanto i playoff li facciamo. Se li vinciamo, bene, se li vinciamo,
se non li vinciamo ci rivedremo in Serie C. Vabbè. È stata una brutta partita, una brutta prestazione di tutta la squadra. Raramente si arrivava in area di rigore. I tiri non ne ho visti, cioè solo tiri da fuori andati male. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Vabbè, non ho capito l'ultima parola, ma buone feste anche a lei. Buona voce, grazie. Forza Zegnola. E forza Crotone. È successo quello che non doveva succedere. Pazienza, andiamo avanti. Pensiamo alle prossime due partite, a vincerle, a onorare questo campionato e poi i playoff. Certamente, adesso pensiamo alla trasferta di Agropoli e poi ci prepariamo per i playoff, perché penso che sarà tutta un'altra storia. E domani mangiamo bene a tavola, che è Pasqua. Certo, buona Pasqua a tutti i tifosi del Crotone. Tutto ok, i playoff. E per finire, quindi salutiamo Francesco Cosco e Alessandro Rosso. E per finire, come si dice, salutiamo anche... Crotone, sempre! E per finire, come si dice... Sempre forza Crotone. Sempre forza Crotone. Da Fondo Gesù. Sì, sempre. Forza Crotone. Sì, sempre forza Crotone. E per finire, come si dice... Sempre forza Crotone. Male, insomma.